per la prima volta dopo tante missioni ho cambiato vestito, o meglio, i vestiti sotto sono gli stessi anche se non hanno più grandi potenziamenti, ma ho cambiato lo stile. Abbiamo quindi cyberpunk classico dei samurai, abbiamo il vestito diciamo bello da serata e poi uno dedicato a a qualcun altro. Anche se devo ammetterlo, è bello perché è bello, è ormai iconico, ma è troppo giallo per me, troppo. Ulla! Abbiamo evitato un incidente, mica male. Comunque, dobbiamo scendere qua sotto noi. Eccoci qua. Dobbiamo scendere nelle fogne. Razza di posto di merda. Lo so, Johnny. Che dobbiamo farci? L'animazione quando usi le braccia da gorilla per rompere qualcosa con la forza è bellissima. Sono nel corridoio. Ti ricevo forte e chiaro. Anch'io sono in posizione. D'accordo. E allora, mission starto. Va che bello, indosso la tuta. Chissà cosa succede se ti immergi cioè se ti immergi senza usare la tuta. Se tipo hai l'effetto veleno o qualcosa di simile. Tuta da immersione tattica, che se vi ricordate in realtà noi una tuta da immersione già ce l'avevamo. Avevamo quella che ci regala Judy, ma credo che non abbia le stesse funzionalità né protezioni. Che poi è solo trama e parliamoci chiaro, però. Sono in acqua. Bene, ora cerca di raggiungere l'altro lato. Intanto io faccio una ricognizione intorno all'hotel. Deve essere stato Ansel ad allagare questi tunnel. Forse non aveva abbastanza uomini per sorvegliare tutti i passaggi. Esatto, stavo per dire per evitare che qualcuno si infiltrasse da fuori. Oh, ma guarda, ha messo pure dell'esplosivo. Che simpatica canaglia. Ho trovato un varco, dovrei essere dentro. Sì, ma manca il... manca il filtro, eh. Ah, grata, oddio. Neanche l'avevo vista. Dai che ce la fai, forza. Dai, usa le braccia da gorilla. Che in realtà non potremo perché sono coperte dalla tuta, però. Per fortuna non soffro di claustrofobia. Ma per fortuna abbiamo la tuta. Oh, ottimo. Di qui non si torna più indietro ora, giusto? No, più che altro è che credo che adesso non... Ho studiato i percorsi. Non potremo più rientrare da questa zona, anche in futuro. Strano che non troviamo cadaveri in ste zone. Bello entrare così dal furgoncino. Figata. Allora, dove si va? C'è per caso... Io continuo a guardare nella speranza, sai, di trovare qualcosa di nascosto. Non mi aspetto mai nulla. Visto? Ordine di allagare le gallerie. Chissà chi è stato. Oh no. Però qualcosa di arancione alla fine l'abbiamo trovata lo stesso. Madonna mia. Che strette ste zone. Fammi indovinare. Altra zona dove non potremo più tornare indietro? Vediamo. È molto probabile. Strano che non ci sia nessuno però. Noi dobbiamo andare. Trova il modo per proseguire. Allora, c'è uno shard ma non riesco a prenderlo qui. Infrettati, abbassa la piattaforma. Grazie Johnny, non era quello che stavo cercando di fare. Ah, però forse aspetta, ora aprendo la piattaforma si abbassa l'acqua? No, non credo. Una cosa dietro l'altra. Ok, ho passato l'avamposto. Mi avvicino al cancello del magazzino. Io, boh, non so dove sono. Sono ancora nelle gallerie fognose. Qua non è che c'è qualcosa? No? Peccato. Più che altro, vabbè, è uno shard. Magari era inutile. Però metti che era tipo, non lo so, la password per entrare da qualche parte. Ecco qua. Sicuro che sia nel sistema? Perché se lo è, le cose sono due. O l'hanno rubato o io sono orco, cazzo. Mi sa che parla delle mappe della zona. Attenzione. Io intanto preparo già le armi. Mettiamo questo e la pistola che ci hanno donato per questa missione. Shhh. Non dobbiamo farci sgamare. Vi sei ancora lì? Certo che sono qui. Sono all'ingresso del magazzino. Metti al sicuro l'area e apri la porta dall'altro lato. Dov'è l'altro? Conviene collaborare. Ecco fatto. Mettiamo
il mimetismo ottico. E giusto per sicurezza, nascondiamo il cadavere. Madonna mia, che brutta fine che ha fatto questo. Allora, sono qui alle telecamere. Ah, ok, quella è una torretta, però non la uccido. Dove così. Dove sei, Reed? Ho detto solo lo stretto necessario. Eccolo lì. Eccoti. Col suo bello zaino. Così, crescite. Vedo te. Cancello, due guardie. Non badare a loro, pensa ad aprire il passaggio. Ok, ci penso io. Ecco fatto, vai. Ecco qua. Vai, sorpassali. Ok, dai, ci siamo. Sto salendo. Muoviti, ci vediamo all'ultimo piano. Se mi fa uscire volentieri. Ui, ascensore. Meno male che ho nascosto i cadaveri. Dove sono quegli idioti? Se staranno sparando una sega dietro qualche casa o stanno dormendo. Vieni fuori! Parliamo! Non mi ha visto nessuno. Ero invisibile ai vostri occhi. E grazie al mimetismo ottico... Madonna mia, poveraccio, questo c'ha il braccio incastrato. Vabbè che in teoria non dovrei più passare di qui, però... Giusto per sicurezza... Ecco qua. Andiamo. Occhi aperti. Ora siamo nella tana del lupo. Hai paura di lui? Hans. Parliamo di uno che ha mandato ripetutamente a fanculo gli NUSA e Night City. Dovevamo eliminarlo tempo fa. E invece ora... comanda un intero distretto. Quindi hai paura. Questo è il suo territorio. Ha un vantaggio tattico su di noi, dobbiamo prenderne atto. Lo ripeti ancora che ha paura? Mi tremano le gambe. Col cazzo. Vestiamoci eleganti. Non posso cambiarmi, che palle. Siamo ancora in missione. Trova un punto da cui puoi vedermi. Neutralizza tutte le minacce. D'accordo, calma, capo. Il sangue freddo. Cerchiamo di farlo stealth la cosa. Ehi là! Cecchino eliminato. Mi sistemo al suo posto. È una posizione perfetta, da cui si vede tutto. Coprimi, sei in una posizione di tiro ideale. Rilevato un nuovo utente. Calibrazione in corso. Modalità di fuoco inattiva. Che bello. Riesci a vedermi? Sì, ti vedo. E adesso? Facciamo un lavoro pulito e silenzioso, capito? Se vedi qualche guardia intorno a me, avvertimi. Tranquillo, capo. Il fucile è silenziato, se serve. Meglio guardarsi intorno. Scansione in cerca di potenziali minacce. Uno. Due. Nutrito gruppo di guardie verso di te. Ricevuto. Neutralizziamole una alla volta. Nessuno deve sapere che siamo stati qui. Vedo un cecchino. Più avanti. Non è una minaccia per ora. Ce ne occuperemo dopo. Ce n'è un altro lì però, aspetta. Vedo la tromba dell'ascensore. Troppo rischioso, ci saranno delle sentinelle. Tienila d'occhio però. D'accordo, capo. Più che altro che non posso sparare. E qua c'è il luogo dell'incontro. Vedo dei container, potrei sfruttarli per raggiungerti. Sì, li vedo anch'io. Ora costruisco un ponte. C'è un ascensore di servizio qui vicino, prendiamolo. Prima devo arrivarci però, coprimi. Esatto. Calibrazione ultimata. Modalità di fuoco attiva. Cerchiamo di non fare casino. Allora, non posso... Ecco fatto. C'era il cadavere proprio sotto di me. Sì, ho il via libera per muovermi. Un attimo, vorrei... C'è una mina proprio dietro l'angolo. Che occhio, non l'ho vista. Io sì. Comunque, ho abbattuto la torretta. Le torrette non dovrebbero più farci problemi. Contatto! Ci hanno visti. Ci faremo strada ad armi spianate. Vabbè, troppo tardi. Coprimi, B. Occhio incollato al mirino. Ecco fatto. Uomo a terra! Prendere il suo santo. Posto! Radunarsi! Nemici a ora. Preso! Preso! Cristo santo. Lo so, Reed, scusami. Colpa mia. Ecco fatto. Preso. Preso. Ah, cavolo, speravo in testa. Reed sta crepando.
Stanno arretrando! Spingiamo! Spingiamo! Dove sono gli altri nemici? Ecco qui, addio telecamera. Preso! Madonna mia! E addio al cecchino! Non ce la fa più! Attaccare! Non ce la fa più, ti piacerebbe! Beccati questo! Mi servono subito rinforzi! Occhio P, cecchini sopra di te! Dove? Ecco fa... Ui! Ah, ok, è morto! Madonna mia! Per un errore, per... Un errore! Beh, le missioni sono così, Basta un errore per dover fare tutto questo casino. Porello, madonna mia! Dovrei aver ripulito tutto! Abbiamo qualche ritardatario! No, tranquillo, non c'è più. Via, alcuni droni vengono verso di te. Abbattili prima che ti raggiungano. No, io mi occupo prima di te, mi dispiace. Dov'è il drone? Ecco fatto e... Sono tornati sulla difensiva, spingiamo! Vai tranquillo, cavolo! Non ho compensato abbastanza. Me ne manca uno. Ecco fatto. Ancora, basta! Oh, finalmente! Non perdermi di vista! E chi ti perde di vista? Mi serve supporto immediato! Ecco fatto! Nemici abbattuti, mi muovo verso il ponte. D'accordo, capo, ti aspetto. Bello, ma ce lo portiamo via? Figata! Allora, aspetta che questo aveva qualcosa. Coltello neurotossico, vabbè, niente di che. Fa vedere il fucilazzo. Il Rasetsu, moltiplicatore 300%. La Tsunami torna ad essere l'azienda leader in fatto di innovazione della tecnologia e delle armi, perché ora i colpi caricati penetrano i nemici e cambiano traiettoria per colpire più nemici. Interessante. Però non ho capito, è silenziato o no? Vabbè, intanto aspetto che Reed arrivi. Abbasso il tuo... Ma in realtà sai che potevo passarci benissimo anche saltando io? Abbiamo fatto posto? La figura dei dilettanti, cazzo. Ormai è andata. All'ascensore, seguimi. Oddio. Più che dilettanti, io volevo proteggerti, ma vabbè, sai. Più che altro spero che questa cosa non influisca poi negativamente sulla missione. Speriamo di no. In ogni caso, io ho salvato. Ci siamo quasi, B. Finalmente, cazzo. Ti vedo un po' pallido. Una speciale déjà vu, neanche tu mi sembri tanto in forma. E anche tu hai una bella cera, vecchio mio. Ne è passato di tempo dalla tua ultima operazione. Avrò anche superato il fiore degli anni, ma a differenza tua ho una risorsa inestimabile. Ovvero? La tua bella giacca di pelle. Novi. L'esperienza. Beh, io ho la voglia di vivere. Guarda che non sono nato ieri. Anch'io ne ho vista di merda. Lo so. Ma ora ci stiamo imbucando alla festa di un dittatore senza scrupoli, con l'obiettivo di rubare il suo tesoro più prezioso. Dai, andiamo. Ci cambiamo? È ora di vestirsi. Ovviamente. Sfodera l'abito buono e il tuo miglior sorriso falso. Ehi, sono un ex corporativo. So come fare. Completo la moda. Oh, ma che brutto, mamma mia. L'ho intravisto dalla miniatura, è proprio brutto, brutto, brutto. Mamma, madonna mia, cos'è sta maranzata? Dai. Va che il mio era molto più bello. Vestito nero e oro, bello. Altro che sta caccata. Mi manca il trucco in faccia e sembro Joker. Dai, è più bello il tuo. Ma che pal. A parte che sembra... Com'è che si chiama? Sam B di Dead Island. Figo. Ciao Johnny. Bisogna concederglielo, V. La festa di Hansen è spaziale, ha un senso di grandezza.
Ai miei tempi non c'erano cose del genere. Ai tuoi tempi si faceva sul serio. Favore. Sono riuscito a dimenticare che gusto ha il vero champagne. D'accordo, amico mio, ci penso io. Belle le fiamme blu comunque. Come hai detto? Area di manutenzione dove? Ci sono feriti o morti? Tutti cazzo. Morti? Sì, signore, certo. Affermativo. 4 e 7 cambiano subito posizione. Chiudo. Ottimo aver capito che già ci hanno sgamato. Ma è stata colpa mia. Per proteggere Reed ho fatto casino. Che poi magari se la cavava benissimo da solo. Magari io dovevo solamente guardarlo mentre lui uccideva e poi mi diceva lui cosa fare. Solo che non ho voluto rischiare. Comunque sto posto è veramente figo. Veramente veramente figo. Poi l'acqua non... penso sia digitale. Sì, l'acqua è digitale. Non vedo un cazzo. Ok, imbocchiamoci. Ma dai! Se hai bisogno di me, sono al bar. Ah beh, certo. Vai a farti un cicchetto, io mi faccio un giro. Champagnino? No? Oh. Ma perché l'hai fatto cadere? Non ho capito. Perché l'hai fatto cadere a terra? Boh, vabbè. Ma ciao! Anche tu qui, Hans. Infatti, è meglio non farci vedere insieme. D'accordo. Non la conosco, ma le auguro una buona serata. Buona serata anche a lei, signore. Ho appena visto Hans. Credo che anche lui sia qui per lavoro. Probabilmente lo è. O è semplicemente qui a raccogliere informazioni. Giustamente. Ingresso effetto. Sanno che qualcuno ha neutralizzato le guardie al piano di manutenzione. Lo so, lo so. Scusami. Ehi, un cicchetto? Che cosa abbiamo di buono, amico? Beh, già che ci siamo. Prego, sfondiamoci di alcolici pregiati, dai. Ha intenzione di sbronzarti a spese di Hansen e di vomitargli sui tappeti. Grazie mille. Johnny. A parte che dai, vi con un cicchetto sei andato in aria. Ho adorato tantissimo il commento di Johnny. Puoi sbronzarti e vomitargli sui tappeti, sì. Le auguro una buona serata. Grazie, anche a lei. Eccoci qui. E ora? Non so quanto te. Aveva detto solo di venire qui. Ci troverà lei oppure ci avrà lasciato qualcosa. E tu? Cosa hai in mente? Del sushi, ecco cosa ho in mente. Vado a socializzare. Magari la vedo tra la folla. Ne dubito, eh. Buona idea. Però... alla mia destra, il tavolo in fondo, dietro le scale. Il tizio in uniforme che sembra essere arrivato dritto dal poligono di tiro. È il proprietario del Black Sapphire, Mr. Dogtown in persona, Kurt Hansen. Sembra si diverta molto con il commissario dell'NCPD. D'accordo. Ha sentito gli annunci agli altoparlanti? Vuole apparire contrario alle forze dell'ordine, ma è una recita. Dietro le quinte pappa e ciccia con i pezzi grossi dell'NCPD. Come qualunque staglia politico. Staglia la larga ed evita il confronto, ma resta in vista. Songbird ha detto che ci avrebbe trovato qui. Diamole l'opportunità. Prendo da bere e mi guardo in giro. Restiamo in contatto. Bello orologio comunque, amico. Io non intanto... non insistere troppo, manteniamo le apparenze. Comportati come se mi stessi in divertimento. Beh, in pratica lo sto facendo. Sto giocando a Cyberpunk. Guarda in alto al mezzanino. Buongiorno. Vi, che piacere vederti. È un piacere vedere che sei viva. Non è quello che ti aspettavi, eh? Sono i capelli. No, in realtà mi aspettavo avessi un colore diverso di capelli. Ti sta bene il vestito. Grazie. È quello che ti ha lasciato a bocca aperta. Decisamente. Sono felice che tu sia qui. Non so cosa farei senza di te. Sul serio. Come ti trattano? Finalmente ci incontriamo di persona. L'ultima conversazione è finita in modo preoccupante. Il... Runner, il tuo amico, che ci ha aiutato a metterci in contatto. L'ho ucciso. L'ho fritto, vero? Lo so, purtroppo. In realtà è stato il Blackwall. Non hai ucciso tu, Slider. È stato il Blackwall. Fortuna che non ci hai lasciato le penne anche tu. Io... non c'è tempo per spiegare tutto. E allora muoviamoci. Sol... ho commesso così tanti errori. È arrivato proprio come... È tutto ok, Song.
Non è colpa tua. La colpa è di tutti noi. Voi? Della Myers, di tutti. So cosa ti hanno costretto a fare. Ti hanno chiesto sempre di più. E io non ero lì a fermarli. Lasciamoli parlare. Parleremo dopo. Per prima cosa, dobbiamo tirarti fuori da qui. Questo non è possibile. E ora ci dirai il perché. Se siamo entrati, possiamo uscire. Fidati non di me. Non è questo il punto. Sto morendo, Sol. Come vi? Hansen ha la cura che ci serve. Se fuggiamo ora, moriremo tutti e due. Fantastico. Il Relic sta uccidendo V. Il Blackwall è la mia condanna. Non posso andarmene ora. Hai un piano. Te lo leggo in faccia. Sì. E non posso attuarlo senza il tuo aiuto. Ovviamente. Hansen ha recuperato una tecnologia da un bunker sotto Dogtown. Potrebbe curare sia me che V. Dobbiamo rubarla. E l'unico modo possibile è restare qui e recitare la parte della prigioniera. Cazzo, Somi. Aspetteremo l'occasione giusta. Io sarò all'interno. Vi chiederò aiuto quando sarà il momento. Recuperata la tecnologia, scapperò. D'accordo. Può mai essere semplice, vero? Ah, Somi. Vuoi presentarmi i tuoi amici? Ciao, Kurt. Non mi capita spesso di non conoscere gli ospiti delle mie feste. E non dimentico mai un volto. Kurt Hansen. Kurt Hansen, salve, stringigli la mano. Io sono V. V e basta. Non vedevo Somi da anni. Ci stiamo aggiornando. Oh, è così. Le mie rimpatriate finiscono sempre a raccogliere frammenti di cuore o denti. Da. In ogni caso, fanno comunque sempre lui è bellissimo. Male. Mi piace, è proprio l'aspetto di un soldato. Con me, proprio. Ho qui due politicanti di Night City che non vedono l'ora di conoscerti. E se vogliamo evitare che i ratti famelici divorino Dogtown, di tanto in tanto dobbiamo gettargli qualche scarto. Sono e lo scarto è lei? Ci vediamo dopo. Vediamo, ciao. Che cazzo ha combinato Somi toccandoci? Lo sapevo! Lo sapevo! Ottimo, ha funzionato. Ho ripristinato la connessione quando ti ha toccato. Lo immaginavo. Interessante. Mi serve un attimo per elaborare. E ho bisogno di bere. Ancora? Vado di sotto. Vabbè, dai, siamo io e te. Ma tu devi ascoltarmi. Dai, sentiamo. Sta succedendo la sensazione che tu mi abbia fregato. Mi hai mentito, Song. Dicevi di avere la cura. Non hai parlato dell'infinità di cerchi di fuoco in cui devo saltare per averla. Non volevo ingannarti, solo che non ti ho detto tutto. Come tutti. Vi. Adesso non posso spiegarti tutto. È troppo. Ma ho davvero bisogno del tuo aiuto. Beh, anche io ho bisogno di aiuto, quindi. Per noi due. È sempre stato il mio obiettivo. Va bene, ascoltiamo. La cura, come ce la procuriamo? Ci serve la matrice neurale, il congegno segreto che incorpora le IA da oltre il Blackwall. La matrice è inserita in un mainframe che Hansen ha estratto dal bunker. Il problema è che è inaccessibile. Hansen non ha la chiave. Rallenta un attimo, come la recuperiamo? Hai un piano? Spara. Hansen ha bisogno di me e di una coppia di runner che in passato hanno lavorato a questa tecnologia. Hanno i codici d'accesso e sono disposti a venderglieli. Classico contrabbando. Chiaramente. Loro forniscono l'accesso, io le competenze per estrarre la matrice e i dati dal mainframe. Lavoreremo fianco a fianco, il che ci dà un'opportunità. Ruberete i codici d'accesso e toglierete di mezzo i runner. Ok. Quindi impersonerete all'incontro con Hansen. Lo stesso incontro in cui gli porteremo via la matrice da sotto il naso. Ma scusa, ormai ci ha visto. Come facciamo però, scusami? I runner. Dobbiamo impersonarli. Come? Dispositivo di furto dell'identità. La specialità dell'agenzia. Alex ok. E la conoscono bene, ti spiegheranno tutto. Ci cambia il volto come ha fatto Alex, immagino. Ci avrebbero aiutato proprio loro due. Dai, andiamo. Credo di aver capito. I bersagli, dove li troviamo? Sono qui, al piano di sotto. Sta per succedere qualcosa. I rossi e ice belli serrati. Il Kiroshi rivelerà solo dati di facciata. Bene, chiaro. C'è altro? Quel bicchiere di champagne. Ho preparato delle informazioni per voi.
Portalo a Reed. Vi servirà più tardi. Grazie. Adesso devo andare, V. Conto su di te. Solberg. Va bene. Ok. A parte quando l'ha messo lo shard qui. Probabilmente ce l'aveva in bocca. Che figata! Ma c'è davvero tutto uno spettacolo, c'ha le ali che gli appaiono... Wow, però è il momento di muoversi. Ammetto che l'unica cosa che non mi aspettavo era di incontrare Kurt proprio ora. Pare che il tuo agente speciale abbia bisogni speciali. Cerca di annegare il suo... Grazie. Ah, tranquillo Johnny, lo fanno tutti. Ho parlato con Songbird attraverso il relic, possiamo comunicare di nuovo. Tutto bene, Reed? Non credo. Sì, mi serve un minuto per elaborare la cosa. Sono fatto così, una piccola avversità e mi ci vuole del tempo. Ti è venuta qualche idea? Sì, adesso sappiamo chi ha tentato di far fuori la Myers. Songbird? Penso che Songbird abbia architettato tutto. Pensi bene. Non so tu, ma io le coincidenze le vedo come schemi, strutture da interpretare. Dove vuoi arrivare? Lo Space Force One si schianta proprio qui, in un luogo controllato da un uomo che ha trovato una tecnologia oscura e dimenticata in un bunker segreto. Già. Abbiamo sospettato da subito che fosse stato organizzato dall'interno. È quello che ho pensato fin dall'inizio, adesso, ma speravo di sbagliarmi io. E sappiamo che è stata Songbird. Eh sì. Già, ho pensato la stessa cosa. Quando ha parlato della cura, del fatto che ce l'abbia Hansen... Tutti i pezzi del puzzle sono andati al loro posto. Eh già. Già. Idem. Deve aver fatto un patto con Hansen prima che succedesse tutto questo. Ha venduto la presidente in cambio della tecnologia. Ma non ha funzionato. Però... Non saprei. Song mi ha reclutato specificatamente per salvare la Myers dall'aereo. Dubito che la volesse morta. O nelle mani di Hansen. Esatto, questa è un po' una contraddizione. Non è mai così semplice, Vi. Esatto. Secondo me, Somi ha fatto il doppio gioco, stringendo accordi con Hansen e con te. Può essere. Ha convinto Hansen e poi è toccato a te. Ti ha contattato attraverso i relic chiedendoti di salvare la presidente. Sei la sua soluzione. Hai bisogno di quella cura quanto lei, il che le garantisce il tuo aiuto se il suo piano dovesse fallire. Però, eccoci qua. Però scusami un secondo. Lei aveva già il piano di prendersi la cura. Noi però non c'entravamo. O forse già sapeva di noi ancora prima? Perché in teoria non avrebbe avuto senso chiamare noi quando stavano per cadere, se lei voleva la cura per se stessa al tempo. Già, eccoci qua. Ad aiutare Songbird. La sua forza è sempre stata stare un passo avanti agli altri. Ma prendere decisioni e valutare situazioni sono il suo tallone d'Achille. Quello c'eri tu. Se giocassi a scacchi, sarebbe famosa per le mosse sorprendenti e le atroci sconfitte. Mi fido ancora di lei. Credo che manterrà la parola. Mi ha promesso una cura e ho intenzione di ottenerla. Per me è l'unica cosa che spero conta. Che sia una cura per entrambi, io non solo per lei. Attenzione, occhi e orecchi aperti. Ma conosco Somi abbastanza bene da sapere che farà il possibile per essere leale. Salviamo una traditrice, come ti senti a Quindi, riguardo? Tu cosa pensi di questa storia? Non credo che la colpevole sia solo Somi. In questo campo niente è mai quello che sembra. Devi continuare a fare domande finché non arrivi al fondo della questione. Parlo per esperienza. Beh, immagino. Ora la priorità è tirarla fuori da questa situazione di merda. Poi decideremo come muoverci. Gli spara in testa qua. Fare attenzione, d'accordo, non so se ti seguo, sono qui per quello che mi è stato promesso. D'accordo, adesso non ha senso rimuginare. Bene, torniamo a noi. Cosa dobbiamo fare per salvarla? Aprire il mainframe. Per avere la tecnologia che serve a me, Songbird, dobbiamo incontrare Hansen, non senza essere preparati. Perché lo incontreremo nei panni di due runner. Prima dobbiamo rubare la loro identità, qualunque cosa significhi. Furto di impronte identitarie. Mi ricorda un lavoro in Colombia.
Chi sono e dove li troviamo? Ecco te lo shard. Song mi ha dato questo shard. Da un'occhiata. I nostri obiettivi sono fratello e sorella, gemelli dei capelli rossi. Sono qui da qualche parte a spassarsela. Ok, per estrarre i dati ci servono esempi di comportamento assortito. Dobbiamo parlare con loro e scansionarli. Capito, credo. Quindi facciamo la nostra mossa? Solo una piccola curiosità e magari mi risponde in automatico il gioco. Però rubiamo l'identità, quindi immagino anche forse la faccia e i dati. Ma il corpo rimane nostro. C'è un problema di fondo. Siamo tutte e due pene munito. Ah, però è vero, lei aveva detto che avremmo visto solo le informazioni di facciata. Quindi magari è solo una roba digitale. Quindi fisicamente li vediamo come sono. Forse con gli occhi tecnologici li vedi appunto per come appaiono, ma con occhi normali, che penso non abbia nessuno ormai, li vedi per quelli che sono. Ipotizzo, non lo so. Eccoli. Roulette doppia, a quanto pare. Alex, ricevuto? Forte e chiaro. Preparo la scansione. Per te è la prima volta, ma niente paura. È un lavoro a quattro mani. Io ne scansiono uno, tu l'altro. Alex ci guiderà. Ti mando dei soldi dal nostro fondo operativo. Caricati di Fish e unisciti a loro. Cerca solo di non puntare tutto subito. Andiamo uno alla volta, non ci conosciamo. Diamoci dentro. Come se i soldi a me servissero, d'altronde, no? Gli è andata alla grande con la roulette. Il gioco d'azzardo esalta. Dalla gioia della vittoria, il dolore della sconfitta, euforia e disperazione, perfetto per i nostri scopi. Ottimo. Salve, signore. Tieni, dammi un po' di Fish. Vorrei un po' di Fish. Certo. Buona fortuna ai tavoli. Ecco qua, grazie. Ti ricorda, non sei qui per divertirti. Puntate semplici, solo rosso o nero. Niente stronzate tipo Double Street o basket, chiaro? Ricevuto. Nah, vedrai che lo faccio di sicuro. Ok, e... 30 di forza, ancora una vittoria, andiamo. Dai, mi unisco anch'io, vado sul nero. Puntate aperte? Assolutamente. Allora nero. Calma, offriti da bere, rompi il ghiaccio. Io arrivo tra poco. Le je sens fi. Rien ne va più. Ehi, non ci si presenta? Ciao. Sono qui. Tu? Che carina comunque. E questa noia è mio fratello, Aymeric. ordine da bere. Cosa bevete? Offro io. Per me, Barbo. Ahimè. Mon frère non beve. Hai sentito la fantastico. Signora? Il real water per il signore. E lei cosa beve? Whisky. Qualcosa di forte, per favore. Whisky. Inori può andare? Giapponese va benissimo. I drink arrivano subito. Grazie. Forse avrei dovuto fare la stessa roba sua. 27, dispari, rosso. E merda! Andiamo sul rosso. Rosso. Ho perso il contatto con Reed, non ho idea di dove sia. Infatti non prendi è qui. Tempo, ok? Dunque, racconta. Anche tu avrai qualche scheletro nell'armadio, come tutti questi bastardi. Ciao. A meno che tu non sia un touriste, come gli sfigati che guardano le vite degli altri per provare qualcosa. Provocatoria questa. Indovina. E tu che ne pensi? Ehi, un solo drink e stai già flirtando. Audace. Zero. Che culo. Me ne vado. Ciao. Fate il vostro gioco. Ho come la sensazione di aver interrotto qualcosa al mio arrivo. Oh, non ti preoccupare. Oh, dai, vi cercava solo di essere cortese. Ciao. N'est-ce pas, Vi? Non stavi mica ficcando il naso, dico bene. 13. Io no. Dispari, nero. Che ancora sfiga. Nessun segno di Reed, Vi. Ho un brutto presentimento. Fate il vostro gioco. Non volevo essere scortese. L'otto è il mio numero fortunato, quindi... Ah, ci hai preso. Vi stavo spiando. Ma in mia difesa, voi vi distinguete. Anche in una folla come questa. Davvero? Origliare degli sconosciuti può essere pericoloso.
rischi di sentire troppe cose. Ascolta, Reed è sparito, non possiamo aspettarlo. Devi fare entrambe le scansioni da solo. Ah, che bello! Parlavamo di politica locale, nello specifico del padrone di casa, Monsieur Cartansin. Pesci grosso, vende armi e ci fa bei soldi. Eppure qui ci sono celebrità, politici, perfino il capo della polizia. Perciò pensavo, forse Hansen farebbe meglio ad essere un uomo d'affari veritabile, no? Io dico di sì, mon cher frère non è d'accordo. 28, pari, nero. Non è il mio giorno fortunato. Direi di no, sorella. Continuo sul nero io. Davvero, Kurt Hansen? Domanda cruciale. Bella domanda. Di certo non un cittadino modello, un uomo d'affari fatto e finito. Hansen è un colletto bianco senza colletto. Mi spiego. Porca puttana, voi americani. Una volta avevate più immaginazione. Gira come vuole, lei. Non permetterglielo. Domanda stupida, risposta stupida. La domanda stupida, risposta stupida. Meritata, oltretutto. Tusce. Sciocchezza a parte, di certo il colonnello non è uno stupido. Dovrebbe diversificare introiti e risorse. 9, dispari, rosso. Lui è troppo silenzioso. Non parla. Tu non sarai pas en train de devenir trop pote avec lui? Non fai pas ton jaloux, petit frère. C'est pas comme si on allait baiser, il et moi. Io sì. Che spettacolo affascinante. Oh, hai visto, Enric? Siamo affascinanti. Cioè, Hansen potrebbe prendere il Dogtown per la gola, buttare fuori i tossici e renderla un paradiso per miliardari. Arricchirsi basta è noioso. Devi lavorare per la comunità, investire, creare opportunità, organizzare eventi. Parla a ruota libera. Stai andando bene, Vi. Lo so, lo so. La beneficenza è un'ottima macchina di riciclaggio. Può macinare miliardi, credimi. Lo so, lo fanno davvero gli americani. Pari, rosso. Nah, quanto mi è rimasto? Fate il vostro gioco. 40.000. Sei così infantile che fai tenerezza. Cosa? Hansen nella posizione del missionario? Stronza. Oh, Reed continua a rispondere. Ma tu non fermarti. Passa all'altro gemello. Dogtown è praticamente sua. Potrebbe usarla come moneta di scambio. E Hansen chi diventerebbe? Il sindaco? Per favore. È molto bravo in quello che fa. È un criminale professionista. Quello è vero. Ieri soldato, oggi signore del crimine. Perché non squalo degli affari domani? Eppure è un uomo d'affari. E poi rendere tutto legale. Troppo lavoro per un semplice cambio di etichetta. Bene, l'amico si sta aprendo. 7, dispari, rosso. Oh, ma che palle! Sto continuando a perdere soldi io. Siete che vuoi dire qualcosa, gente onesta non ti va proprio a genio, eh? La gente onesta non ti va proprio a genio, eh? Permettimi, Vi. Vendere armi o proprietà per me non farebbe alcuna differenza. E passare 5 anni a lavorare per cambiare come ti vede la gente, come ti definisce. Essere onesto agli occhi degli altri non me ne fregherebbe un cazzo. Beh, hai ragione. Chi se ne frega dell'opinione altrui? 23. Dispari. E ma che palle! Dovevo puntare sul rosso. Ci siamo quasi, manca poco. Adesso dammi qualcosa di forte. Falli ridere o piangere, non importa. Tutto niente, che ne dite? Che ne dite di fare all-in? Ci giochiamo tutto quello che abbiamo vinto. E giochiamo colori diversi, ok? Vinci tu oppure noi. E qualcuno perderà tutto. Mi ha tolto le parole di bocca. Aspetta un attimo. Arrivi al tavolo, paghi da bere, parli. E adesso vuoi rischiare tutto? Mi sembra un po' strano. Sono un simpatico burlone io. Perché non ci parli un po' di te? Mercenario, sono un ladro, non sono affari tuoi, agente della FIA. Sono un ladro. Sono un ladro professionista. Ho derubato Yorinobu Arasaka. Pensavo di fare lo stesso con Hansen. O con voi, magari. Oh, non è meraviglioso? Allora scegli prima tu. D'accordo, signora. Nero. Scelgo il nero. E noi il rosso.
come i nostri capelli, sensuale. Cacchio, avrei dovuto fare il rosso, non ci ho pensato a sta cosa. Non ci avevo pensato, avrei dovuto dirlo anch'io come i loro capelli. Eccolo lì, Kurt, infatti. 8 pari. Che tant merda. E vai. Lasciateci soli un momento, per favore. Quanto ho vinto? Oh, mi congratulo con te. Ciao, amico. So che il tuo amico Reed è della FIA. Mi viene da supporre che lo sia anche tu. No, mi spiace. Immagino anche che voi due abbiate deciso di salvare la presidente e di portarla fuori da Dogtown. No, fatto tutto lui. Dovrei rispedirvi a Night City a pezzetti in due sacchi per cadaveri. Cerchi di spaventarmi? Non saprei. Hai paura? Direi di no. Stiamo solo parlando. Che dici? Non stai per farci fuori. Dico bene. A essere sinceri, ne ho abbastanza del circo mediatico, le insinuazioni che mi sbattono in faccia, la propaganda. Per fortuna, ora possiamo gettarci tutto alle spalle. Sempre felice di aiutare. Non ti preoccupare, colonnello. Siamo con te. Lascerò che te e Reed ve ne andiate da questo posto tutti interi, sulle vostre gambe. Consideratelo un segno della mia buona volontà. Mm-hmm. Ma la vostra amica è venuta da me di sua spontanea volontà. Era stanca di infrangere leggi internazionali per i capricci della presidente. Doveva andarsene. Violare. E quale posto migliore di questo? Mettere a rischio la rete, di fatto la sicurezza dell'umanità, per interessi personali. Chissà cosa direbbe la Netwatch. Riferiscilo alla presidente Myers e dille che il suo giocattolo di distruzione di massa ora sta con me. E che farebbe meglio ad andarsene da casa mia, o il mondo scoprirà dei suoi affari. Per quanto me ne frega, può farlo. Ora ho da fare. Troverai il signor Reed al piano di sotto. Ok, via, abbiamo quello che ci serve. Hai sentito cosa ha detto? Che grandissimo stronzo. L'hai sentito? Sì, forte e chiaro. E non mi è piaciuto neanche un po'. Il bastardo ha detto non che era andato di qua. Sì, l'ho sentito. Il suo tono non mi è piaciuto. Dammi i soldi, per favore. Devi andare, Vi. Tieni. Oh, wow, 40.000, la metà di quanto abbiamo speso. Meglio non sfidare la sorte. Vai all'ascensore, scendi al piano terra. Dobbiamo sapere che fine ha fatto Sol. Ah, Lizzie, questa ci ho fatto una missione tempo fa. Ciao, Lizzie. Vi, che cosa ci fai qui? Potrei farti la stessa domanda. Maschera da paura, Lizzie. Ti piace? Allora tieni, è tua. Davvero? Ah, grazie. Certo, ne ho un sacco. Essere nel team Lizzie Wiz può portarti in posti che pensavi irraggiungibili. Abbiamo ottenuto un regalo. Grazie mille. Bello. Wow. Grazie, Lizzie. Madonna mia, togliti sta cosa dalla testa, Vi, per favore. Lei la conosco, è Maiko, madonna mia. Che flash rivedere certa gente, comunque. D'accordo, è il momento di andarcene. Fa parte del corpo di ballo. Mi hanno fatto i complimenti per il coso che ho in testa. Fantastico. Sto pensando a quello che ha detto quel bastardo. Songbird è un'arma di distruzione di massa ambulante. E Hansen la tiene al guinzaglio. E può usarla in qualsiasi momento lui voglia. Ascolta, dobbiamo tirarla fuori di lì. Per il bene di tutti. Sa qualcosa. Ha del marcio sulla Myers. Mi sembra assurdo. Ma se la gente scopre che la presidente degli NUSA ha infranto di proposito le leggi internazionali sul cyberspazio... Myers dovrebbe assumersi la responsabilità, rimetterci la faccia. Oppure sfidare il mondo e scatenare un'altra guerra. Porca puttana. Che bella situazione di merda. Quanto vorrei per una volta che tutto andasse liscio e secondo i piani. Ovvero mai. Questa è proprio una brutta storia.
bruttissima. Lo so. Johnny, dici nulla? Ah no, però c'è Songbird, magari l'ha messo da parte. Buongiorno. Conviene andarvene a fanculo. Certo. Un piede dietro l'altro, vi accompagno all'uscita. Fai pure. Andiamo via, restare qui è inutile. Pensi di potertene stare là ad abbaiare ordini a me? Ma vaffanculo. In realtà vi chiedo di raggiungere l'uscita. Bravo, stai buono. Che se volessi vi sparo comunque. Aspettate, cazzo. Voi siete quelli che si sono intrufolati qui. Avete attraversato quei tunnel come due anguille. E cosa vorresti fare? Avete ucciso i miei chum. I miei commilitoni, cazzo. Hansen potrà pure lasciarvi andare. Ma noi no. E visto che lui non è qui, succedere di tutto. Per quel che vale, mi dispiace. So come ti senti. Ah, sì? Sì. Adesso vedi di levarti dal cazzo. Se vuoi ti ammazzo, ci metto un attimo, eh. Non mi faccio tanti scrupoli a farvi fuori, però poi magari ci mettiamo nei casini con Hansen, quindi... Per quanto in realtà l'opzione di fare a botte con tutti... Dai, perché non restate? Vuoi fare a botte? Ci metto un attimo io, eh. Tra poco saremo fuori. Non mi faccio problemi. E ti rubo anche le munizioni, toh. Affanculo. Buona serata. È il vostro giorno fortunato, vermi di merda. Levatevi dal cazzo. Voglio fare una cosa. Ah, ci hanno chiuso la porta. Peccato, vabbè, ho fatto un salvataggio, me la gioco io poi. Com'è andata, B? Ho tutto. Ci siamo. È andata. Hai scansionato i runner? Entrambi con attenzione? Minchia. Ho detto. Minchia, ma t'hanno... tutto. T'hanno pestato bello bene, bello, bene. Eh. E poi tu ti sei congedato, allontanato, sei sparito? È arrivato Kurt. È arrivato Hansen, abbiamo parlato. In realtà ha fatto delle minacce. Ha detto che se la Myers non si arrende, il mondo saprà di Songbird e del Blackpool. Sa cosa significa Somi per la Presidente? Che è un'arma, intendi? Sì, Hansen sa tutto. Dobbiamo tirarla fuori di Lyrid, sul serio. Temevo qualcosa del genere. Ok, V. Io e Alex abbiamo da fare. Dobbiamo analizzare i dati di Songbird. Potrebbero volerci un paio di giorni. Bene. Allora comunicazioni aperte? Sì. Penseremo a un piano e ti contatteremo al più presto. D'accordo. Oh, V. Gran lavoro. Grazie. Tu rimettiti, eh? Senseliti di livello? Che bello. Voglio provare a fare una cosina prima di chiudere l'episodio. Dividiamoci. Contatto dopo per riorganizzarci. Ah, peccato. Vabbè.